Ciao ragazzi, bisogna specificare una cosa, che io innanzitutto do voce a chi mi pare perché il canale è mio e le responsabilità me le prendo io. E io do voce a persone che come me soffrono di questa situazione perché io vedo il calcio a 360 gradi, per me nel calcio ci deve essere la programmazione, ci deve essere un progetto, ci deve essere una situazione finanziaria stabile, altrimenti non parliamo di calcio, parliamo di palla che entra nella rete. Ma siccome io non sono un gobbo e vincere per me non è l'unica cosa che conta, la mia visione del calcio è a 360 gradi. Come me, avendo un canale YouTube con 6-7 milioni di visual, ho avuto a che fare con tantissimi interisti. Fortunatamente, e questo mi rassicura, ci sono tantissimi interisti che come me non guardano solamente la palla entrare in rete. Quindi io rappresento un po' anche gli interisti, come mio amico Fabrizio, che è in chat degli esonerati. A proposito, me l'avete richiesto, se la trovo, eccolo qua, scansionate il code per entrare nella chat degli esonerati. Abbiamo deciso di tenerla per un po' ancora aperta, accessibile a tutti. Non si paga nulla, non si spende nulla, non vi arrivano fatture a casa, non vi chiediamo prodotti tipici, non ti arriva la signorina del telemarketing che ti chiama. Se ti vuoi iscrivere al canale, vuoi sostenere questo canale, lo puoi fare gratis, solo ed esclusivamente gratis, con un semplice clic, iscrizione e campanellina. Io rappresento un po' le persone come Fabrizio, che è sulla mia chat, le persone come Vince, che ho letto il messaggio di stamattina, che è schifato e si vergogna di questa proprietà, perché non tutti gli interisti guardano solo la palla che entra dentro, perché poi la palla, soprattutto quando non investi, non entrerà più dentro. E abbiamo avuto tante riprove, perché quando smantellano la squadra di Antonio Conte, che se ne va, ci siamo attaccati alla Coppa Italia per 3 anni, mentre quella era una squadra e se ci mettevi sopra altri due o tre giocatori, vincevi ancora per 4-5 anni. Con un'altra proprietà, per come la vedo io, avremmo vinto molto, ma molto di più. Quindi io do voce a tifosi come Fabrizio, che dice in chat, che è uno che partecipa sempre nella chat degli esonerati, è uno che dice sempre cose interessanti, è uno che quando ti dice una cosa te la motiva. Fino al 20 maggio non farò più commenti in chat perché sono veramente schifato da tutti quei pseudo YouTubers che si professano tifosi dell'Inter, ma non sono altro che dei piccoli personaggi al servizio del cinese che concede loro benefici per una propaganda falsa che distorce la realtà dei fatti. Sono disgustato, anche questo scudetto, il signor Zhang ce lo farà andare di traverso. Quindi io rappresento le persone così, che abbracciano il mio pensiero. Poi in chat ci sono anche 4-5 pechinesi con cui parliamo, non è che li evitiamo come la peste, noi parliamo con tutti. Ci sono quelli che ci sono, cioè ragazzi, ci sono ancora quelli che pensano che con Zhang l'Inter possa avere un futuro, perché ci sono anche questi. Su YouTube ci sono 4-5 che avrebbero bisogno di una visita psichiatrica e pensano che con Zhang possano avere futuro, ma ci sono. Ma vanno rispettati anche quelli, cioè, capito? La battuta ci sta. Io stamattina ho risposto a un pechinese su YouTube che comunque fondamentalmente sicuramente sarà un bravo ragazzo, non lo metto in dubbio, sarà un padre di famiglia, ma è un pechinese al servizio di Zhang, perché la gente che sta difendendo Zhang su YouTube è la stessa che qualche tempo fa lo chiamava cinese di M o che lo offendeva. È gente che ha cambiato tante versioni, non parlo di uno, parlo di tanti, che ora sono sotto regime perché sono sicuramente sovvenzionati, mi capisci qual è il discorso? Cosa bisogna rimarcare? Il fatto che le idee nei video sono solo mie, quindi è il mio pensiero. Io non riporto il pensiero dei ragazzi che fanno le live, io riporto il mio di pensiero. Lo so che non c'era bisogno di specificarlo, ma lo voglio fare, come ci tengo a specificare una cosa, cari ragazzi. Ok. Che l'Inter garantisce con un prestito, che l'Inter garantisce la continuità con un prestito che dura fatica a rimborsare. Ok, la situazione economica disastrata e compromessa, ma quello
che questo canale ha sempre detto e ridetto nelle live, e ci sono le prove, che l'Inter si è sempre mossa in totale legalità. L'Inter si è sempre mossa in totale legalità, quindi è per quello che certe persone a noi non devono essere nemmeno associate. Sapete a chi mi riferisco? Il problema è che dai modo di aprire la bocca dei personaggi che dovrebbero, secondo me, stare zitti, perché hai una situazione economica vergognosa e compromessa, ed hai un personaggio che è scomparso, non si sa dove sia. Cioè, con chi parliamo? Parliamo con una figurina qui, non lo so, se si registra i video, non si sa più dove sia finito. Per quello riguardano i bilanci di Grand Tower, anche questa è una cosa che io ho dato per scontata, ma è giusto risottolinearla, ovvero sia, Grand Tower non pubblica i bilanci, anche perché la legge lussemburghese glielo permette di non pubblicarli, non fa nulla al di fuori delle regole. Quindi, ad oggi l'Inter si è sempre mossa in quel cerchio ristretto di regole che permette questo sistema, perché questo sistema ti ha permesso di stare in piedi con dei dati fallimentari, tipo in condizioni normali 160 milioni sotto di patrimonio netto negativo se è un'azienda in fallimento, mentre il mille proroghe ha permesso di lavorare con il patrimonio netto negativo. Lo stesso mille proroghe ha permesso di rimandare le perdite, altrimenti noi eravamo già sotto sopra, ma non solo noi, anche tante altre squadre, ma a maggior ragione noi, perché senza mille proroghe il signor Zanga non ci sarebbe più da 3 anni all'Inter, perché non avrebbe avuto modo di affrontare, perché lui i debiti li rimanda, lui vuole pagare il debito, lui con un debito ci paga gli interessi del primo debito. Garantiamo la continuità aziendale con un debito che duriamo fatica a rimborsare, perché ragazzi non lo scrivo io che volevano riscadenziare al 20%, lo scrive il Sole 24 Ore, lo scrive il Corriere della Sera. Se te vuoi riscadenziare al 20%, vuol dire che a livello economico sei alla canna del gas, perché non hai soldi da restituire, e riscadenziare non vuol dire avere altri soldi. Riscadenziare vuol dire prolungare un'agonia e finire quelle 2 lire ti sono rimaste nella controllante, attenzione. E attaccarsi alla flebo dei risultati, ma se non investi non vinci, perché la forza propulsiva è finita. Quindi queste sono le cose che io voglio sottolineare. Noi siamo aperti, io sono aperto a parlare con tutti, sempre nei limiti del rispetto, e c'è un limite a tutto, ma il fatto che questa denuncia che hanno fatto degli avvocati juventini possa essere anche una alzata, una stronzata, ma non bisogna nascondere i problemi, perché l'Inter ha dei problemi gravissimi a livello economico. Questa proprietà deve andare via, non può più permettersi l'Inter, non so più come dirvelo, ma non sono più l'unico che ve lo dice. Perché te, con un personaggio del genere come presidente, avrai tanti problemi. Già ci abbiamo mezzi presidenti di Serie A che ci danno contro, ma perché un presidente normale dice, scusa, ma perché io devo mettere soldi e questo fa e gioca con i debiti e i soldi di quegli altri? Fatemi capire. Ma siamo arrivati al collasso anche dei prestiti, perché nessuno gli presta più soldi. Quindi è quello che bisogna capire. Poi, per quelli che gli va bene tutto e guardano solo la palla che entra, a me mi sta bene, ma ci mancherebbe. A te ti va bene questa situazione, per te l'importante è che la palla entri, ma ci mancherebbe, io non ti do mia di Juventino, però permettimi di dire, senza offesa, con tutto rispetto, che io non sono un tifoso della Juve che dice vincere l'unica cosa che conta. Ciao Inter.